Ciao, questo è il continuo del secondo video riguardante il pancreas artificiale. Con questo andiamo un po' più nello specifico. Ti darò qualche elenco di nozioni che ti ho dato nell'altro video per fare un riassuntino veloce, ma tutta questa prima parte che ti sto per dire la puoi trovare anche nell'altro video. Quindi mi raccomando, vai a vedere anche l'altro video. Ricordati di iscriverti al canale e basta, cominciamo il video. Io sono Emanuele, sono studente di medicina al secondo anno, sono diabetico tipo 1 da più di 15 anni e su questo canale puoi trovare un sacco di video riguardanti la gestione del diabete, come migliorare le tue glicemie e in genere come si vive col diabete, soprattutto come vivere bene col diabete. Come dicevamo, il pancreas artificiale consta di tre parti, un CGM. I CGM sono quei sensori che permettono di monitorare la glicemia in modo continuo, ad esempio come il Dexcom G6. Per intenderci, quindi senza dover prendere il telefono fisicamente e doverlo appoggiare dove sia il sensore, questo nel mio caso è qua sotto, invece ad esempio Freestyle Libre, che tu invece lo devi prendere proprio il telefono, aprire l'app e passarlo. Questa è la prima porzione. La seconda parte è un microinfusore che faccia le insuline e un algoritmo che mette in connessione queste varie caratteristiche e che dica al microinfusore quanto fare l'insulina. Può essere quindi un sistema totale, dove viene fatta sia la basale sia l'insulina dei pasti, oppure può essere un sistema ibrido dove è la persona che indica quanta insulina fare solo per i pasti, mentre la basale viene fatta in automatico dal microinfusore. Inoltre è in grado di somministrare sia insulina che glucagone. Il limite però di questa cosa è il fatto che sono necessarie due cannule, una per l'insulina e una per il glucagone, e che il glucagone a temperatura ambiente potrebbe non dare gli effetti per cui viene utilizzato. Gli studi che utilizzano il pancreas artificiale dimostrano che c'è una riduzione del tempo in ipoglicemia e un aumento del tempo invece in euglicemia. L'euglicemia è la glicemia entro i range corretti. Ci sono diversi tipi di algoritmi, ad esempio ne abbiamo uno sull'UltraCare, ad esempio, che è quello che viene utilizzato dal primo sistema, che è il MiniMed 670G, che utilizza un sistema tramite integrale, cioè calcola le differenze. Se voi avete fatto gli integrali superiori sapete che l'integrale non è altro che l'area che sottostà a una determinata funzione. La differenza che c'è tra l'area, tra la glicemia corretta e la glicemia elevata, calcolata a differenza, quella è il bolo che verrebbe eventualmente fatto per un pasto o per aggiustare la glicemia. Nonostante ciò, è necessario comunque che sia notevolmente formato un paziente riguardo l'utilizzo di questa strumentazione e abbia comunque delle abitudini di vita corrette. Mi sono scritto qualche appunto sul computer per potervi dare più risposte. Allora, con il microinfusore tutti i parametri individuali del paziente necessari per la corretta gestione della terapia vengono decisi dal medico, mentre con il pancreas artificiale i parametri che il medico può modificare sono il rapporto insulina-carboidrati e il tempo di insulina attiva. Quindi questo dimostra che comunque molto lavoro viene lasciato al pancreas artificiale invece viene sgravato dal compito il medico. Con il sistema prodotto da Medtronic, il 670G, il MiniMed, il sistema è impostato per mantenere un livello di glicemia sempre a 120, in alcune occasioni si può alzare fino a 150 e può essere utile ad esempio durante attività fisica. Inoltre il MiniMed in questo caso quindi questo tipo di pancreas artificiale non è in grado di, allora, è in grado di somministrare in modo automatico la basale effettuando degli aumenti o delle riduzioni del bolo per poter appunto correggere la glicemia. Non sono variazioni troppo elevate, perché altrimenti ci sarebbe un rischio di ipoglicemia. Inoltre non è che vi è, come nel caso ad esempio delle insuline lunghe, come ad esempio viene in mente la Lantus, o piuttosto viene in mente la Tresiba, che sono insuline di cui si fanno tante unità e che hanno effetto durante tutto il giorno, piuttosto viene fatto un bolo ogni 5 minuti. Per quanto riguarda il pasto invece, con il microinfusore normale si inseriscono i carboidrati ed è il microinfusore stesso a effettuare un breve calcolo con scritto quanti carboidrati mangiare per quel determinato tipo di pasto. Con questo tipo di pancreas artificiale si è liberi di accettare o rifiutare la proposta che viene fatta quindi dal microinfusore, ma non sei in grado di modificare, quindi in realtà lo puoi fare o in modo manuale oppure puoi accettare quello che ti viene proposto dal microinfusore. Con il microinfusore in qualsiasi momento si può effettuare manualmente un bolo correttivo, se ad esempio si ha 200 al momento del pranzo, puoi effettuare anche oltre a quello per il pranzo un bolo correttivo che porti da 200 alla glicemia corretta finale che si vuole avere, mentre nel caso di questo microinfusore
si può fare solo se è sopra alla glicemia di 150 di cui abbiamo parlato prima. Se seguite questo canale, questa cosa in parte sapete già, ovvero che in caso di pasti ricchi di proteine e di grassi, la glicemia tende ad alzarsi col tempo e non si alza immediatamente, invece come con la conta dei carboidrati, e questo è uno dei motivi per cui la glicemia si alza, ad esempio, la notte. Ma ritornando al caso del pancreas artificiale, in questo caso il MiniMed 670, non è in grado di effettuare un bolo esteso o prolungato, a differenza di alcuni microinfusori che invece ne hanno la capacità e permettono quindi di effettuare appunto questo tipo di bolo in casi di diversi pasti, in caso di pasti che non comprendono per forza come piatto principale i carboidrati. Vi faccio un esempio: se voi siete a cena e mangiate un piatto che è di carne, ad esempio mangiate una tagliata, mangiate una crostata, mangiate solo carne, o comunque prendete un piccolo contorno di patate, ma piccolo, cioè il piatto principale resta comunque la carne, cioè proteine, quantità maggiore, misura minore i grassi, questo de cosa determinerà? Determinerà che voi fate poca insulina, se fate la conta. Se voi fate la conta dei carboidrati determinerà come fate poca insulina, la glicemia si alzerà comunque perché proteine e grassi alzano comunque la glicemia. Comunque, come accennavo prima, grazie al sistema dell'insulina basale che può essere aumentata, nel caso di una piccola escursione di glicemia oltre i limiti, può comunque intervenire in certa misura il MiniMed, ma comunque non è affidabile quanto fare un'iniezione oppure avere un microinfusore che ha questa capacità. Uno studio effettuato da alcuni scienziati, tra cui Grazia Aleppo, che è una professoressa di endocrinologia qui in Italia, consiglia di quando si inseriscono i carboidrati in caso di pasti con elevata quantità di grassi e proteine, con un aumento del circa 30% della quantità di carboidrati e di somministrare il bolo a metà pasto. Nel caso di bolo dimenticato, bolo ritardato, abbiamo diversi scenari. Nel caso del microinfusore e penne, la fai tu appena ti ricordi di farlo. Nel caso invece del microinfusore, abbiamo detto che viene aumentata l'insulina basale. Mentre in caso di questo microinfusore viene aumentata l'insulina basale e a quel punto si dovrà passare però alla modalità manuale perché non si possono inserire boli non programmati, diciamo. Per risolvere questo problema, alcuni pazienti con pancreas artificiale ricorrono a quello che è il cosiddetto pasto fantasma, cioè vengono inseriti dei carboidrati che non vengono in realtà ingeriti, come ad esempio se alle 3 di notte ingerisci dei carboidrati, a meno che non vai a far festa, non ha senso, ma inseriscono dei punti questi pasti fantasma, cioè inseriscono una quantità di carboidrati che in realtà non assumono per poter quindi effettuare un'ulteriore somministrazione del bolo. Nel caso invece di esercizio fisico, anche con il microinfusore, cioè ci sono dei problemi oggettivamente, come con l'insulina e il microinfusore bisogna cambiare la quantità di insulina in modo da regolarla in base al tipo di pasto e in base al tipo di attività sportiva che si andrà a fare. Questa cosa non si può fare con il pancreas artificiale, come abbiamo detto, quindi non si può variare la quantità di bolo che viene consigliato in seguito a una determinata somma di carboidrati, ma a questo punto si può ingegnare e cambiare la somma di carboidrati in modo da avere l'unità che più si desidera, ma a questo punto viene meno l'utilità del pancreas artificiale. In seguito mi sono scritto una serie di nozioni che è giusto ricordarvi, perché nel caso non vi venga proposto, ma non credo perché in Italia non si dice niente, ma nel caso vi verrà proposto, ricordatevi che ve lo dirà sicuramente il medico, anche il medico, ma ricordatevi che il sistema ibrido non è completamente autonomo, la somministrazione automatica di basale non rimpiazza l'insulina necessaria al pasto, prima di ogni decisione sulla dose di insulina è necessario misurare la glicemia capillare, sono necessarie 3-4 calibrazioni al giorno e gli allarmi sono frequenti, la conta dei carboidrati deve essere accurata, il tempo di somministrazione del bolo prandiale va rispettato, cioè 15-20 minuti prima del pasto, servono precauzioni in caso di bolo ritardato o saltato, pasti ricchi di proteine, grassi e malattie. È necessario un training strutturato per un uso appropriato dello strumento. In conclusione possiamo dire che comunque è un passo in avanti verso la funzione di quello che è una cellula B del pancreas all'interno dell'isola di Langerhans. È efficace al 100%? Al momento no, ci sono ancora degli studi, come ho detto nel video scorso, ma comunque stanno facendo notevoli passi in avanti. Io spero che questo video ti sia piaciuto, ti ricordo che sul canale puoi lasciare un mi piace, un commento e iscriverti, è molto importante, è un bel supporto per il canale.
e mi fai capire che questo tipo di video ti piacciono e in questo modo posso capire come aiutarvi meglio. Io sono Emanuele, con questo ho detto tutto, come ho detto commenta, iscriviti, mi piace e noi ci vediamo al prossimo video, ciao!